Signori, primo picchettino icon della serata, icone base purtroppo ancora, tuono, Jolly Invernale 88 più, 1 di 3, vamonos, 3, 2, 1, andiamo alla ricerca di queste icone, ed è proprio il nostro momento, Fernando e il calcio Hierro, incredibile, devastante, un pick, ti direi a tratti sontuoso, un pick che rappresenta la feccia della società, devastante, però lo prendiamo, altro giro, altra icona, andiamo con questa icona base, tuono, Jolly Invernale 88 più, la shakeriamo, la coccoliamo e andiamo, pazza, ti posso dire, ti devo dire, te la butto lì, ma ti posso, ma ti dico che questo Raul, tutto frizzante, non è manco male, un bel milioncino per Raul, che mi manda un bacio, io ve lo mando a voi, a merde, ti posso dire una piottarella così, un milioncino per Raul. Andiamo con questo pick icon, ancora le base, tuono, Jolly Invernale 88 più, 1 di 3, lo shakeriamo, lo coccoliamo, lo facciamo sentire uno di nostri e andiamo. Una condanna, ma che è sto Hierro? Oh, chi ti fa questo cazzo? Ma me è una condanna sto pick, abbiamo sesto Sanchez, ma sto Hierro già so due volte che lo troviamo. E abbiamo sesto Sanchez, mamma mia. Quanto costa il pick? 2? No, per chiede. Ho sbagliato per Toligona, porco schifo. Mannaggia a chi non crede, guarda che icon di merda. Ho sbagliato per Toligona, guarda che roba, vedi che condanna. Questo è un insulto al calcio giocato, porco schifo. Ma che sei matto? Mamma mia che roba. Questo è proprio una... Questo fratello... Considera che piacerà un gruppo da sticona, vuol dire proprio che abbiamo fallito nella vita. Però abbiamo fallito sempre guardando Grigoccio e questo potrebbe essere anche peggiore dell'icona stessa. Perché ricordatevi, una cosa nella vita, al peggio non c'è mai fine. Soprattutto se stai in un live di Grigoccia, ricordatelo. Oh papà, prima sto pick, sta laggando tutto. Oddio. Non ci credo. Mi è crashato. Non penso che lei possa avere il cazzo, Ale, non credo. Te lo dico apertamente. Ah. Ti posso dire? Ti devo dire, possiamo giustificare questo pick con un bel garrincia tutto maglianatico? Ti prego. Ti prego, yei. Ti prego, yei. Bel pick. Complimenti, eh. Complimenti, eh. Gran pick, devo dire. Ricordiamo il giorno 18 febbraio ore 23:52. Così abbiamo notato. Tipo tra due mesetti c'è Stanidozzi e tu mi stai a droppare Koeman e Sanchez base. No, per farvi capire che... Qui mi sa che... N'abbiamo capito che, frate, le base stanno alla canna del gas. E dopo, alla fine. Scherer! Te prego, dammi gli asci in DC. Te prego. Bello come il sole. Bello come il sole. Mio fratello, gli asci in corpallone in mano. Bello come il sole. Mamma mia che bello. Mamma mia che benessere, frate. Mamma mia. Alla ricerca di queste tre pippe. Sono proprio curioso di vedere chi sono. Ma il buitre, certo, Prince e Baresi in base, però il buitre ce lo possiamo prendere, cioè nel senso, ma sembra, ma che si è fatto vedere lampade il buitre, non capito, ma nel senso, ti devo dire, assolutamente, aspettate, Cacatuono, Ricky Cacà è un calciatore indiscutibile, ha rifiutato anche il Manchester perché al Milan vuole restare. Ricky Cacà, un giocatore, una certezza, una garanzia. Ho paura nel ammettere R9. Lo troviamo, lo facciamo e andiamo con questo R9. Ti devo dire, R9 no, però possiamo dire il Jimmy Grimball de Manchester, o anzi ti posso dire la pop de Tor Annunziata, la Prince, incredibile. Inghilterra. Frate, qua mi sento tipo forse meglio il prossimo, tipo frate, qua mi sento tipo, ti posso dire, possiamo dirlo, Raul gran giocatore, un giocatore sontuoso, un giocatore incredibile, Raul base col tira a giro, dici quello speciale, troppo forte, andiamo col base, il 19 di febbraio vogliamo le carte basi perché a noi le speciali ci fanno schifo. A noi quelle speciali ci fanno schifo. Ecco. Ho capito. Vabbè, la moto lo trovo.
Van Basten. Marco Van Basten. E comunque una grande win, eh? Gheorghe Aggi, il Messi dei Carpazi. E andiamo con Lukaku, immagino che c'è sotto un campione, si dice proprio un fenomeno, eh? Miroslav, mille dribbling, Klose, un giocatore sontuoso, Klose, un giocatore inebriante. Bacia, bacia l'anello che non c'ha e possiamo dire un pick dignitosamente de merda. 2-1, questo lo dedico a tutti voi, è il nostro pick. Dichiarato un pick na merda, cioè non a merda, perché è un pick comunque che besta se può giocare, cagà. Però, ok. Però ammazza, tre carte base brutte. Cioè, due so carine. Vabbè, ma ragazzi, ma io non ci credo. Ma che pick è? Ma questo è il pick della vergogna. Ma Drogba, Zanetti, Erro, base. Base. Ma stiamo scherziamo? Ma veramente? Cioè, ma siamo a sti livelli? Mamma mia che schifo, altro che chi te pio, dottor. 3, 2, 1, vamonos. Ti prego, ti prego, ti prego. Ma? No, vabbè, ce la faccio. Ma che picche? 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 Triss inglese, triss de pippe. Ma siamo matti? Ma siamo matti? Andiamo con questi concina di mio fratello Ferdi. Vamo, 3, 2, 1. Si, mette. Triplo inglese di cui doppio Lineker. Questa è una scammata incredibile. Cioè, mi sento proprio preso per il culo. Almeno vi si chiamo Lineker 91 per l'overall, non perché worky. Assolutamente, è un pick imbarazzante, impalpabile. Questo pick assomiglia tanto a Dani Revenge, quel gran coglione che spopola la mia chat. E tu è molto buono, amico mio. Qua? Brasile? Oddio, dammi una gioia, te prego, dammi una gioia. Ti prego, yei. Mannaggia al mannaggia a chi non crede. Maledetto il giorno. E il dottore Socrates. Mamma mia. Questo pic manca il 28 di settembre. Maledetti. Maledetti. E il football caga base. Vabbè, ti consiglio Ribéry naturalmente in questo pic. Perché è meglio degli altri. Che non è male. Un po' pesantino, eh. Un po' pesantino personalmente. Però ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Ci sta. Io prenderei Ribéry. Poi dipende da te se sei fan di Kakà. Non lo so. Qua? Inghilterra. Yeah. Ci manca solo che mi danno altri Inghilterra, va. Ecco, hanno dei sbagli. Dammi Ferdinando Charlton. David! E il football Beckham. Un pick indecente. Inghilterra. Oh, Owen speciale. Andiamo qui. Barça speciale. Che culo, amico mio, eh. Mamma mia, il terzo chi è? Hierro base. Ecco, un altro pick proprio che sa proprio di questo. No, diciamo che questo pick puzza. Puzza molto. Ecco. Ti conviene fare Saliba per sostituire Cannavaro per sostituire Saliba e mi faccio il pick icon. Io aspetterei, proverei Cannavaro in prestito. No, Haaland è fortissimo. Dennis, il calcio Bergkamp, signori. Un altro pick imbarazzante. E poi come ultimo beh, ti devo dire, vi devo dire, un campione. È fenomeno qua, eh. Già posseduto. Buono, eh. Era un campione. Qua sotto chi c'è? Andrea Pirlo, il maestro, la maestrite. Mamma mia, ti è. Un altro pick dei campioni. Un altro pick che emana proprio olezza. Mamma mia, ti è. Ti dico che sto Raul male non è. Costa 1 milione, non lo vale il milione, assolutamente no. Però può giocare, può giocare. Quindi ci prendiamo sto Raul, almeno lo puoi provare. Qua che ci abbiamo? Ah, la Billy. Che non è male, eh. Ti posso dire? Gasato, Dio. Ti posso dire? Allora, sicuramente non è un ottimo pick. Però non Stoichkov può essere interessante. Una merda, non è una win. Stoichkov può essere interessante. Una Billy se può giocare se te servono. Se non te servono è una merda. Sembravano speciali, bro, ma... Dai, erano base. Ti posso dire? Ah, possiamo dirlo? Vogliamo dirlo? Dobbiamo dirlo?
lo diciamo. Non è proprio aria De Blanc, non è proprio periodo De Blanc, eh? Però non è male, male, male. Manco bene, bene, bene. Ieri, ti dico una cosa, se trovo R9 lo scarto. R9, R9! No, non è R9, ma è il grande Rivaldo. Non è brasiliano, però. No, vabbè, è brasiliano, però...